Quale direzione? Impresa, commercio e nuove sfide nei territori metromontani. Per rispondere a questa domanda, su quale direzione, noi qui per 10 di 10 abbiamo un ospite che risponderà per l'appunto alle domande e ci farà capire molto rispetto a questa direzione. Filippo Monge, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. E benvenuto, benvenuto a 10 di 10 per raccontarci di questo incontro che si terrà sabato 13 maggio alle ore dalle 10 alle 13 a Savigliano in provincia di Cuneo e il titolo dell'incontro è Quale direzione? Impresa, commercio e nuove sfide nei territori metromontani. Ora Filippo Monge, subito una domanda che interessa l'essenza di questo incontro. L'esigenza, la sfida per trovarvi e confrontarvi è nata da che cosa, Filippo Monge? Ma intanto da una necessità di partecipare al dibattito che ormai da alcuni mesi in provincia di Cuneo si è aperto sui temi che riguardano i sistemi metromontani. E lo vogliamo fare con un evento organizzato non a caso proprio a Savigliano come località crocevia in qualche modo di più direzioni e più vallate. Lo facciamo grazie all'organizzazione di SA, che è l'antica, chiamiamola così, scuola di amministrazione aziendale dell'Università di Torino, in collaborazione con una serie di partner, il primo fra tutti l'UNCE, l'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani, e ASCOM Savigliano, ovvero il sistema commercio nelle sue articolazioni sia provinciali che locali. Introdurrà questo incontro e modererà i vari interventi, per l'appunto Filippo Monge dell'Università di Torino, ma ha pronunciato la parola a cui noi ci teniamo molto, perché la parola è metromontano. Ecco, entriamo in questa parola, Filippo Monge, che cosa ci dice? Metromontano ormai è un termine che troviamo molto impiegato in convegni e in pubblicazioni per spiegare proprio quei territori ricompresi tra la pianura e la prima montagna, nel quale, ahimè, notiamo sta arrivando questo increscioso fenomeno della desertificazione commerciale. E se ai territori, a partire dai sistemi montani fino alle nostre pianure, sottraiamo commercio, sottraiamo energie, sottraiamo impresa vitale, ma sottraiamo ovviamente elementi di vita e di comunità che sono essenziali per la sopravvivenza di queste nostre economie. E quindi l'essere metromontano decostruisce per certi aspetti ciò che è montagna e ciò che è città, no? Non c'è più un'alterità, c'è una unione, c'è qualche cosa che si attraversa. Sì, assolutamente. Beh, devo dire che in provincia di Cuneo lo sentiamo particolarmente vicino questo concetto, sia per una conformazione orografica, sia per un posizionamento geografico, sia proprio per una nostra identità. Ecco. Detto questo, però, cercheremo tutti insieme di avviare un tavolo di riflessione, perché no, magari di lanciare delle suggestioni ai decisori pubblici in questa alleanza che appunto partendo dal mondo dell'università attraverso questa proposta formativa, questo Master Executive ormai giunto alla terza edizione proprio sui temi montani e che ha intercettato partnership importanti come quella del principale associazione degli enti comuni montani UNCEM, fino ad arrivare all'universo della principale associazione di categoria del mondo del commercio. E abbiamo sentito poco fa Filippo Monge dire lanciamo delle suggestioni. Oggi forse, Filippo Monge, è importante lanciare delle suggestioni, perché attraverso queste non è semplicemente per fare teoria, no, su una parola che è la parola suggestione, ma forse partendo proprio da questo si capisce o si può intravedere una direzione.
Beh, sì, il grande dibattito oggi è commercio elettronico o commercio di bottega. Quali sono i canali intermediari a cui ormai noi rivolgiamo? Ognuno di noi rivolge le proprie attenzioni. Intanto è un tema generazionale, sicuramente le generazioni che ci precedono sono ancora molto abituate al rapporto diretto, al contatto, all'ingresso nel tradizionale modello di negozio, ma via via ci accorgiamo che le cosiddette piattaforme ormai stanno surclassando questo modello, arrivando addirittura a presidiare appunto i territori metromontani. Noi diciamo che c'è spazio per tutti, ovviamente offrendo una riflessione che punti a riprodurre, anzi a produrre modelli innovativi di offerta commerciale, la bottega che si specializza con particolari tipi di formaggio, con particolari tipi di artigianato. Bene, quella bottega può avere una dimensione fisica, ma può raggiungere New York, Singapore o Shanghai anche con una dimensione virtuale, attraverso le strategie di comunicazione. E questa è una direzione fra le tante che oggi il mondo impone al commercio, ma non solo al commercio, a tutte le imprese per trovare nuove sfide e quindi nuovi mercati. E questo incontro di sabato 13 maggio si terrà dove, Filippo Monge? Beh, si terrà nell'ASCOM, presso la sede ASCOM di Via Mabellini 2 a Savigliano, dalle 10 in poi, ovviamente in presenza. Ci sarà la possibilità di collegarsi a un'aula virtuale unito.webex.com/meet/filippo.monge, che ho così ripetuto molto rapidamente, ma che sicuramente i nostri radioascoltatori avranno notato, per collegarsi a questo evento, sia sì, una dimensione virtuale, ma ovviamente chi avrà modo di partecipare sarà il benvenuto, la E benvenuta. adesso andiamo a incontrare quali saranno le voci che si confronteranno in questo incontro. Chi saranno? Beh, ovviamente dopo gli indirizzi di saluto del sindaco di Savigliano, del direttore della SA, del presidente di Confcommercio della provincia di Cuneo, Luca Chiapella, ci sarà un primo intervento di Ciro Troise, che è il direttore di questa rivista internazionale sul commercio elettronico. L'abbiamo invitato non solo perché è un collega, un caro amico, ma perché come dire, non è un ortodosso del commercio elettronico, anzi è uno scienziato che molto abilmente ama il confronto nella dimensione spazio virtuale, spazio fisico. Dopodiché entreremo in una tavola rotonda alla quale abbiamo invitato Alberto Colombero, che è il presidente regionale di UCEM, Simona Trucco, che è la presidente di ASCOM Savigliano, e Emanuele Regis, direttore generale della Banca Cassa di Risparmio, che insieme alla Camera di Commercio di Cuneo sostiene l'evento. A seguire ci saranno delle testimonianze, ne prevediamo una in particolare di una giovane nostra ex laureata che ha deciso di intraprendere una carriera imprenditoriale rilevando un rifugio, pensate, sopra Entrague. Chiuderà Marco Bussone, super presidente nazionale di UNCEM, persona, devo dire, un grande relatore, persona di grandi contenuti e soprattutto grande sostenitore delle iniziative formative in campo del management montano. Filippo Monge, una domanda che può apparire decostruttiva, ma noi siamo pronti per accettare queste sfide, entrare in quella direzione, in quel metodo di nuovo lavoro? Ma le risponderei così, direttore, non ancora, non ancora. E prima che lei mi ponga la domanda quale libro sto leggendo, le dico subito che sto leggendo un libro edito da Einaudi, è un libro di Esther Paniagua, questa giornalista spagnola che ha scritto questo bellissimo libro Error 404, cioè la dimensione, se vogliamo, anche un po' catastrofista di cosa potrebbe succedere se internet si blocca. Beh, c'è ancora un po' questa ritrosia, no? A rivolgerci al commercio elettronico, cioè a mutare il modello, no? Perché la rete può nascondere degli imprevisti, la rete può nascondere dei rischi che si traducono in pericoli. E forse è quello il coraggio, forse quello è l'ostacolo nel quale provare a lanciare le nuove traiettorie, ma anche le nuove dimensioni generazionali, dimostrando che una comunità vive proprio perché c'è un'impresa commerciale, una piccola bottega in grado di
tramandare identità, storia e tradizione. Anche se Ester Panimago in questo saggio straordinariamente importante, perché forse precorre i tempi parlando di scomparsa di Internet dalle nostre vite, no? Che è abbastanza imminente, però quel famoso Error 404, che non è solamente il titolo di questo saggio, ma è quando su Internet non funziona qualche cosa. Filippo Monge, vorrei chiudere proprio con questa domanda, ma nella vita delle imprese, nella sfida di ogni giorno, spesse volte ci troviamo di fronte a questo Error 404, che non sarà scritto su un computer, ma è un po' scritto nel nostro DNA. Sì, alla fine ricordo che uno dei miei maestri sistematicamente in aula mi diceva come un pessimista e poi solo un ottimista mal informato. E di fronte a ogni problema, piccolo o grande che sia, ovviamente un approccio positivo, anzi come si direbbe oggi in modo semplificato e qualche volta semplicistico, un approccio al cosiddetto problem solving, alla soluzione del problema, sicuramente ci fa guardare oltre e immaginare traiettorie con risultati positivi. E poi i problemi sono lì che sorgono ogni giorno, sono sempre sorti e bisogna solamente trovare, cercare la soluzione. Qui c'è anche nella domanda quale direzione, e quindi la direzione credo che sia importante per dare il senso come significato e nello stesso tempo anche come direzione. E questo incontro, quale direzione, impresa, commercio e nuove sfide nei territori metromontani a Savigliano sabato 13 maggio, ne è per l'appunto un punto di grande attenzione. E intanto Filippo Monge, grazie del tempo che ci ha dedicato e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.